Adesso ho facoltà per un minuto, non avrei donato. Grazie Presidente. Cari colleghi, tutti noi vogliamo che i crimini di guerra contro civili e militari prigionieri in Ucraina non restino impuniti, ma purtroppo ciò avverrà, come è accaduto sino ad oggi. Sono rimasti impuniti, ad esempio, gli autori del massacro di Odessa del 2014, in cui nella casa dei sindacati decine di uomini e donne sono stati massacrati e bruciati vivi, così come altre migliaia di civili nel Donbass sono stati sterminati dall'esercito ucraino, come accertato dai report delle missioni umanitarie dell'ONU e dell'OSCE. Da ben 8 anni ci aspettavamo giustizia per quelle vittime, ma non è mai arrivata. Oggi sul banco degli imputati c'è Putin e l'esercito russo, e soltanto quello, indipendentemente dalle responsabilità che oggettivamente si potranno ascrivere all'una o all'altra milizia. L'Unione Europea ha cessato di essere credibile nel perseguire la giustizia quando ha smesso di essere imparziale, per schierarsi acriticamente con un leader non immune da responsabilità rispetto alla degenerazione della crisi con la Russia che ha portato a questa guerra. Solo se e quando l'Unione, a partire da quest'Aula, recupererà autonomia ed obiettività, questo nostro proposito diverrà credibile e realizzabile. Grazie.